tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. Tanti, dalla sede del 13° municipio partirà un corteo in difesa dell'ex colonia Vittorio Emanuele. Siamo un gruppo di cittadini a cui ci sono aggiunti i politici, però questa è una iniziativa di cittadini, ci tengo a dirlo, e vogliamo che lì venga fatto un uso appropriato della colonia, non usi distorti, soprattutto sentendo i cittadini. Tanti no, ma quanti sì? Allora, no al degrado, alla svendita e all'uso improprio. Sì, asili nido, università, centri in cui trovino spazio anche persone diversamente abili, perché la destinazione d'uso era quella, socio, sanitaria e culturale. Questa manifestazione è stata organizzata da un comitato spontaneo che è sorto spontaneamente, i ragazzi di Azione Giovani, i ragazzi di Fiamma hanno aderito, oggi sono presenti, stanno manifestando, dobbiamo dire che la loro volontà è comunque avere un polo universitario sulla città di Ostia, una città di 300.000 abitanti che fino ad oggi ha visto solo cemento armato. Questa è una prima manifestazione perché la Vittorio Emanuele, che è stata rubata ai cittadini di Ostia, venga loro riconsegnata per una università, per un grande progetto, per liberare la chiesa mai sconsacrata della Vittorio Emanuele. Quindi anche proposte l'uso di quello spazio per un valore aggiunto alle strutture della città di Ostia. Oggi è una manifestazione che dice chiaramente che non vogliamo più il degrado dentro la Vittorio Emanuele e vogliamo chiarezza da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco, da parte del presidente del municipio, perché ci sono tanti spazi che sono occupati abusivamente e altri spazi che sono stati dati ad associazioni e non sono state ad altre associazioni del territorio. Quindi da questo punto di vista molti cittadini, molte persone ci hanno chiesto di manifestare questo degrado in una delle strutture più belle e significative del 13° municipio, e quindi la manifestazione di oggi è per segnalare questo degrado. Dopo aver attraversato il centro di Ostia, il corteo è giunto in piazza dei Ravennati, dove si è conclusa la manifestazione senza alcun incidente. Per Canale 10, Paolo Leone.